trovati ad un nuovo appuntamento con Streaming, la rubrica collegata alla rassegna cinematografica online Cinema e Lavoro, organizzata da CISL FP Verona. Vi ricordo che potete trovare l'iniziativa, tutte le informazioni e i film ad essa collegati sul sito della CISL FP Verona, www.cislfpverona.it/cinema e lavoro, oppure potete seguire i video iscrivendovi al canale YouTube di CISL FP Verona. Vediamo con questa puntata come poter visualizzare i contenuti presenti sui vostri dispositivi mobile, per esempio cellulari o tablet, direttamente sul televisore di casa. Allora, per poter utilizzare questi sistemi di collegamento video dovete avere dei requisiti, ovvero dovete avere una connessione wifi attiva domestica in casa, e su quella stessa linea wifi dovrà essere collegato il vostro televisore e il dispositivo mobile da cui deciderete di trasmettere. Attenzione che per collegare il televisore alla connessione internet wifi avete due alternative: o se siete in possesso di una smart TV il problema non sussiste, perché questa si collegherà alla connessione wifi per poter funzionare, oppure se il vostro televisore non è un televisore tipo smart TV, per poterlo collegare potete acquistare alcune antenne che vi consentono di effettuare il collegamento. In questo caso specifico esiste un prodotto che si chiama Google Chromecast, che è già integrato e studiato per essere collegato rapidamente e senza passaggi molto complicati alla vostra rete di casa. Sono delle piccole antennine che vanno collegate sul retro della televisione attraverso o il cavo HDMI o il cavo USB. Eventualmente potete consultare le puntate precedenti della rubrica Streaming, in cui vi mostriamo come collegare alla televisione con i cavi ai dispositivi esterni, o anche la puntata dedicata alle TV Box. Una volta che il dispositivo mobile, per esempio un cellulare, uno smartphone, che è collegato al wifi domestico, e il vostro televisore è collegato a sua volta alla rete wifi domestica, dovrete installare sul vostro dispositivo un'app che si chiama Google Home, che vi consente di gestire tutti i dispositivi connessi ad una certa rete wifi. Eccoci qui. Ora, una volta che avete collegato il vostro dispositivo mobile e la vostra televisione al wifi, attraverso il Play Store, in questo caso essendo il mio smartphone nello specifico uno smartphone Android, o l'App Store negli smartphone Apple, oppure comunque il vostro servizio che avete sul telefono dedicato allo store con le vostre app, potete cercare la app Google Home. Eccola qua. Una volta scaricata la app Google Home, potete gestire ciò che è presente sui vostri dispositivi smartphone e collegati alla rete wifi di casa. Aprite l'app Google Home. Dovrete avere un account Google attivo, in questo modo dovrete fare l'accesso oppure selezionare l'account con cui volete entrare, che possono essere diversi. Una volta che avete scelto l'account dovete fare semplicemente così. Dovrete, per esempio, cliccare sul pulsante che c'è in alto a sinistra con il più, questo qui. Cliccando lì dovete selezionare tra una lista di azioni quello che è il dispositivo che volete collegare, cioè potete configurare il dispositivo,
potete aggiungere una persona nella casa, cioè dare la possibilità anche ad altre persone che hanno altri smartphone o altri dispositivi mobile e di scaricare e di visualizzare nei dispositivi presenti nella vostra rete domestica i contenuti, oppure per esempio potete configurare, ecco, potete gestire servizi come musica, video ed altre e altro. Se cliccate su configura dispositivo, ecco, come vedete, potete collegare i dispositivi che avete in casa. Che avete in casa per andare a vedere su questi dispositivi i contenuti presenti sul vostro smartphone in questo caso. Allora, vedete, per esempio, andando su nuovo dispositivo dovete scegliere la rete in cui inserire questo dispositivo, in questo caso la rete di casa. E seguendo la procedura guidata che è presente all'interno dell'app, andare a configurarlo. In realtà è molto più semplice da fare che non da spiegare. Ecco, nel momento in cui si apre questa schermata dovrete scegliere, vedete, Chromecast o Google TV, scusate, videocamera, display, campanello, tutta una serie il termostato, tutta una serie di cose che possono essere collegate all'interno di questa app, che vi consente di costruire una piccola rete domestica e su questa rete domestica comandare dal vostro dispositivo mobile tutta una serie di apparecchi. Per esempio, inseriamo una TV. La procedura praticamente si svolge da sola, cioè una volta che il cellulare è collegato alla rete wifi e che la TV è collegata alla rete wifi ed è attiva, sostanzialmente è tutto quanto avviene in maniera molto rapida e sostanzialmente in automatico. Ecco, i dispositivi vengono ricercati, dopodiché vi verrà visualizzata dei dispositivi tra cui scegliere e dovete andare a selezionare semplicemente il dispositivo sul quale volete collegarvi. A quel punto non vi sarà sufficiente entrare, per esempio, dal vostro smartphone su un'app, su una piattaforma di streaming. Per esempio, io ho l'app di RaiPlay e a quel punto, quando visualizzerete un contenuto qualsiasi, vi verrà chiesto se volete visualizzarlo sulla TV di casa o se lo volete visualizzare sul vostro smartphone. Nella speranza, come sempre, di esservi stato utile e di essere stato sufficientemente chiaro, vi invito a continuare a seguire la nostra rassegna cinematografica Cinema e Lavoro sul sito di CISL FP Verona, www.cislfpverona.it/cinema e lavoro, oppure iscrivendovi al canale YouTube di CISL FP Verona potrete seguire non soltanto i contenuti video pubblicati all'interno della rassegna Cinema e Lavoro, ma anche le rubriche streaming o tutte le altre iniziative collegate a Cinema e Lavoro. Lasciate nei commenti eventuali dubbi che questo video vi ha fatto nascere o eventuali segnalazioni di errori o di aspetti che non sono stati toccati, in modo tale che possiamo dedicare delle puntate ad hoc a snocciolare questo tipo di problematiche. Grazie e arrivederci.